nostro evento contro ogni tipo di violenza. E a un evento così non poteva mancare la testimonianza di Angela Solla, ovvero Anna Palladino con le sue creazioni. Perché tu, Anna, dove c'è violenza sei sempre contro e testimoni con i tuoi abiti e dici soprattutto basta alla violenza, vero? Non solo contro le donne. Sì, basta ad ogni forma di violenza alla quale purtroppo assistiamo quotidianamente, quindi ho detto non più omertà, basta. E in questo caso particolare, questa serata, stiamo parlando del femminicidio. I dati sono raccapriccianti: 114 nel 2017, 112 nel 2016, 120 nel 2015, tragico, come morti da uomini che poi dovrebbero proteggerti, l'uomo dei tuoi sogni. E io lo rappresento un grande movimento contro il femminicidio perché tratto il matrimonio. Però gli abiti di stasera che cosa vuoi esprimere? Lo si capisce dal velo naturalmente? Certo, il sogno violato. Sogno violato perché il matrimonio, uno arriva al matrimonio piena di sogni, speranze, cercando di percorrere un cammino insieme e poi questo principe azzurro che all'improvviso si trasforma in una bestia. Diventano bestie, inutile dirlo. Sì, proprio bestiale, atteggiamenti bestiali e si sfocia spesso nella morte. Quando non c'è questo, comunque la donna non esce mai tranquilla, anzi perde l'innocenza, il proprio sogno, perde proprio il diritto alla vita, perde la fede in se stessa, la fiducia, ogni cosa. Quindi la violenza contro le donne basta. E per questo il tuo messaggio è il sogno violato. Sì. Il sogno rappresentato dall'abito bianco che tutte noi donne desideriamo di arrivare all'altare nel giorno più bello, violato quando poi, ahimè, tra le mura domestiche succedono tutte queste brutte cose. Sì, sai, il matrimonio, poi lo intendo pizzi, trine, orpelli, benedizioni fino all'altare per la sposa, parlano tanto dei loro sogni. Sì, violato perché alla fine, come abbiamo detto prima, questo sogno diventa un incubo. Perché hai deciso sempre con il tuo marchio, con Angela Solla, con il tuo atelier, di partecipare a questi eventi e di dare la tua testimonianza contro la violenza in genere, Anna, non solo contro la donna? Sì, contro la violenza in genere. Io infatti in questo breve comunicato parlo anche poi di queste donne che a loro volta diventano carnefici, attenzione, e quindi chi ne fa le spese è l'uomo. Però stasera stiamo trattando altro. Sì, ogni forma di violenza contro bambini in Siria, la violenza in queste guerre assurde, le spose bambine. Io sono molto toccata da questo argomento perché trattando il matrimonio lo vivo sempre con grande romanticismo, con grandi speranze e purtroppo non per tutte continua questo sogno. Però noi il sogno lo facciamo continuare, nascere e crescere con te e con il tuo splendido atelier. Angela Solla. Sì, non smettete mai di sperare e di sognare e quando cadete chiedete aiuto e andate avanti perché c'è sempre qualcuno che vi aiuterà e riprendete a sognare, sempre. Angela Solla.